Finora abbiamo visto che l'importanza dello studio del corpo nero risiedeva nel voler studiare come i corpi caldi emettessero radiazione. In particolare le stelle sono corpi neri quasi perfetti, perché perfetti assorbitori di radiazione, cioè tutta la radiazione elettromagnetica che incide su una stella viene praticamente assorbita tutta. Può sembrare strano che una stella è un corpo nero praticamente perfetto, perché la stella appare brillante e non appare nera, ma appare brillante perché è anche praticamente un perfetto emettitore, oltre a essere un perfetto assorbitore. Quindi i corpi neri in pratica sono perfetti assorbitori e una stella lo è. Anche le cavità isoterme da laboratorio che abbiamo visto prima sono quasi perfetti assorbitori di onde elettromagnetiche. E per questo abbiamo visto che venivano realizzate per studiare e simulare l'emissione elettromagnetica dei corpi neri. In realtà tutti i corpi, tutti i sistemi fisici emettono radiazione elettromagnetica perché si trovano a una certa temperatura, anche bassa, che è comunque superiore allo zero assoluto, solo che di solito non sono emettitori perfetti né assorbitori perfetti. L'irraggiamento termico dei corpi caldi è espresso dalla legge di Stefan Boltzmann, dove I si chiama intensità di radiazione totale o potenza radiante e rappresenta quanta energia elettromagnetica, qui indicata con la lettera Q, viene emessa da un corpo caldo, per esempio al secondo, cioè in un certo intervallo di tempo che qui ho chiamato T, forse era meglio chiamarlo delta T. L'unità di misura della potenza radiante o dell'intensità radiante è il watt, cioè watt, joule al secondo, e rappresenta quanta energia in joule viene emessa da questo corpo caldo ogni secondo. La parola totale significa in tutte le frequenze, infatti i corpi caldi emettono mica solo in una frequenza sola, altrimenti sarebbero dei laser, emettono invece su tutto lo spettro elettromagnetico, tutte le lunghezze d'onda, tutte le frequenze. E secondo la legge di Stefan Boltzmann questa energia emessa è proporzionale alla quarta potenza della temperatura assoluta in Kelvin. Dipende inoltre dalla grandezza della superficie del corpo caldo che emette. Ad esempio due stelle che hanno la stessa temperatura, ma una è più grande dell'altra, quella più grande emette di più perché ha una maggiore superficie d'emissione. Poi c'è il coefficiente di emissività E, che dice quanto un corpo caldo è un buon emettitore. Per le stelle praticamente E è uguale a 1, il valore massimo, perché questo valore, questo coefficiente è compreso tra 0 e 1. 0 è un sistema che non emette, quindi un pessimo emettitore, nullo praticamente, e uguale a 1 è il valore massimo, praticamente una stella o una cavità isoterma, cioè un emettitore perfetto. Quindi i corpi neri perfetti hanno coefficienti di emissività pari a 1. Sigma è la costante di Stefan Boltzmann. Però invece di studiare la potenza radiante, cioè l'intensità radiante, è più utile studiare la radianza, che sarebbe l'intensità di radiazione emessa dall'unità di superficie. Questo perché, come abbiamo detto prima, facendo l'esempio di due stelle che hanno la stessa temperatura, una emette più dell'altra perché magari ha una superficie maggiore. Allora, per non tener conto della diversa superficie ma solo della temperatura, si definisce appunto la radianza come la potenza radiante emessa, I, diviso la superficie. In questo modo le due stelle che abbiamo appena detto hanno anche la stessa radianza, pur avendo due potenze radianti diverse. Però la radianza è la stessa perché per unità di superficie emettono la stessa quantità di energia elettromagnetica. Infatti, se noi dividiamo per la superficie della stella la potenza radiante, cioè l'intensità di radiazione I, vediamo che questa S scompare e quindi rimane E sigma T alla quarta. Poi, ponendo E uguale a 1 nel caso di un corpo nero perfetto come una stella, la radianza totale vale sigma T alla quarta. Quindi in pratica la radianza totale dipende soltanto dalla temperatura assoluta del corpo caldo, dipende solo dalla temperatura e non dall'estensione della superficie. Dunque, in questo modo le due stelle alla stessa temperatura che abbiamo detto prima hanno la stessa radianza, pur avendo superfici diverse. L'unità di misura della radianza è quella dell'intensità di radiazione totale, quindi watt, joule al secondo, diviso il metro quadrato. Quindi è l'energia emessa ogni secondo da un metro quadrato di superficie, come si vede da questo disegno.
Questo è un metro quadrato di superficie, l'unità di superficie, l'unità d'area, e questa è l'energia emessa ogni secondo da questo metro quadrato di superficie. Invece la potenza radiante totale sarebbe tutta l'energia che è emessa dall'intera superficie. Anche in questo caso la parola totale non vuole dire tutta la superficie, vuol dire irraggiata in tutte le frequenze, in tutto lo spettro elettromagnetico. Infatti anche da questo metro quadrato di superficie partono onde elettromagnetiche di tutte le lunghezze d'onda. Abbiamo detto prima che per studiare l'energia elettromagnetica emessa da un corpo caldo, questo immaginiamo che sia un corpo caldo, si costruisce una cavità isoterma a quella stessa temperatura del corpo caldo e si studia la radiazione elettromagnetica contenuta all'interno. Quindi quando si ha a che fare con le cavità isoterme, si va a studiare la densità spaziale di energia elettromagnetica U che è contenuta all'interno della cavità, cioè quanta energia elettromagnetica si trova nell'unità di volume, per esempio per centimetro cubo o per metro cubo, quindi quanti joule ci stanno in ogni metro cubo all'interno della cavità. Anche in questo caso si chiama totale questa densità spaziale di energia perché è in tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico. Cioè qua dentro, prendendo per esempio un centimetro cubo o un metro cubo di spazio, di volume, abbiamo tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico e la densità di energia elettromagnetica qui contenuta si chiama appunto U e si dimostra che dipende soltanto dalla temperatura della cavità. Ma qual è la relazione fra questa densità di energia elettromagnetica U e invece la radianza emessa da un corpo caldo, cioè l'energia emessa ogni secondo dall'unità di superficie? Si può dimostrare che questa relazione è R uguale C quarti U, cosicché in laboratorio si studia una cavità isoterma, magari si misura la densità di energia elettromagnetica U all'interno della cavità e poi questa densità di energia praticamente si converte in energia radiante, cioè più precisamente in radianza emessa da un corpo caldo che si trova alla stessa temperatura, cioè si converte in quanti joule di energia elettromagnetica al secondo vengono emessi da un corpo caldo che sta alla stessa temperatura della cavità isoterma, vengono emessi da un metro quadrato di corpo caldo.